www.visitermi.it, Riccardo Cristiano, nuovamente a San Biase, al Teatro Costabile, sempre in occasione del centenario dalla nascita del poeta, in compagnia di Giovanni Mazzei, per un'altra serata all'insegna del ricordo di Costabile, con personaggi molto interessanti che poi andremo a intervistare. Parliamo con Giovanni proprio di come sta andando questo periodo, di quello che ci aspettiamo proprio da questa serata. Questa sera abbiamo il secondo evento del nostro calendario. L'evento si intitola La grande città, vi arrivai una domenica d'estate, utilizzando sempre un verso poetico di Franco Costabile, e se nel primo incontro abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull'infanzia sambiasina e calabrese di Franco Costabile, questa volta ci sposteremo a Roma, città dove Franco Costabile studiò, visse e poi morì. Ci concentreremo dunque su questo ambiente culturale romano, dove vi erano poeti e intellettuali come Giuseppe Ungaretti, per Paolo Pasolini, Giorgio Bassani, tutti amici di Franco Costabile, come vedremo nel corso della serata. Avremo grandi ospiti come il poeta e scrittore Michele Caccamo. Michele Caccamo è originario di Taurianova, ma vive anche lui da molto tempo a Roma, è definito dalla cultura araba il poeta della fratellanza, perciò sarà un ospite davvero di molto riguardo. Altro ospite non da meno è Pierluigi Cuccitto, che viene da Pesaro. Lui ha dedicato anche la sua tesi in storia dell'editoria a Franco Costabile, è un caro amico e sono felice di averlo qui. Voglio sottolineare anche il fatto che con Cuccitto da Pesaro, capitale della cultura 2024, e con Caccamo da Taurianova, capitale del libro 2024, abbiamo instaurato veramente un gran bel gemellaggio all'insegna della cultura. Oltre a questi ospiti, ovviamente ci sarà spazio per le letture delle poesie, che saranno curate da Dario Natale e da Domenico D'Agostino del Tip Teatro, ma ci sarà anche l'occasione per sentire dei giovani del luogo, come Katia Ruberto, una giovane studentessa di lettere, che ci offrirà un focus sulle riviste letterarie. Allora, quindi questo è il secondo evento, sempre al Teatro Costabile, riguardante il poeta. Vogliamo parlare di questa importanza del centenario, ma anche di questo luogo bellissimo che si presta a San Biase alla rivalutazione della cultura, non solo sambiasina, ma alla cultura di un personaggio, come dicevamo prima, Costabile, che ha fatto la storia. Sì, siamo arrivati al secondo appuntamento di questo centenario e noi stiamo cercando in tutti i modi di dare il vero senso a questi festeggiamenti, perché vorremmo, il nostro intento è proprio quello di amplificare il valore di Franco Costabile, non lasciarlo isolato nell'ambito territoriale, ma vorremmo portarlo in ambito interregionale e nazionale, tant'è che ci stiamo prodigando per organizzare un grosso evento in occasione del 14 di aprile o in quella settimana, un grosso evento nella capitale. Quindi stiamo lavorando affinché tutto ciò possa avvenire e perché il nostro Franco Costabile lo merita, come lo merita questo teatro che è bellissimo, tant'è che ci stiamo prodigando da organizzare degli eventi sia teatrali che musicali, perché quest'anno vorremmo che sia completo a 360 gradi. La Maestra Mevuntuette, Riccardo Di Cristiano, sempre al Teatro Costabile. Possiamo dire che comunque l'amministrazione comunale è sempre presente e che comunque sponsorizza questi eventi, soprattutto nel caso del centenario della nascita del poeta Costabile. È importante per San Biase, ma è importante per la città di Lamezia in generale. Grazie Riccardo, sì, l'amministrazione è presente, dopo verranno anche il sindaco e gli altri della giunta. L'altra volta eravamo rimasti che ben comincia a metà dell'opera e stasera speriamo che possa continuare il buon inizio che abbiamo fatto qualche settimana fa. L'opera è sempre, diciamo, la stessa: valorizzare il poeta, la figura e le sue opere, e attraverso il teatro e il nostro caro poeta cercare di dare valore anche al nostro centro storico, perché attraverso questi eventi e la programmazione che c'è in teatro, perché c'è una programmazione abbastanza ampia e intensa,
che nel prossimo mese partirà, e questo ci potrà aiutare a valorizzare, diciamo, la nostra città e questo centro storico in particolare. E non possiamo tirarci indietro come amministrazione. Io come amministratore devo, è un dovere essere presenti e supportare per quello che si può queste attività. Quindi oggi siamo qui con tanto entusiasmo e speriamo possa andare bene, ma già sta arrivando gente, tu l'hai visto, e quindi siamo contenti di questo, speriamo bene. Grazie. Allora, l'ultima volta c'era un progetto e adesso passiamo dalle parole ai fatti. Di cosa si tratta? Perché da qui a breve finalmente si realizza. Posso comunicare che il 7 marzo cominceremo l'attività del corso di orientamento per guide turistiche. Questa è un'attività che noi facciamo per orientare dei giovani verso la professione di guida turistica, contestualizzando questo percorso di orientamento tutto sul territorio di Lamezia Terme e del centro storico di San Biase, e degli itinerari costabiliani che faremo dentro San Biase. Ha avuto il bando, diciamo, che abbiamo tirato fuori, che è stato supportato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili del Ministero. È un bando di orientamento alla figura di guida turistica. Per essere guida turistica ci vuole un impegno formativo molto più lungo, il corso durerà semplicemente 60 ore, però è un primo passo per motivare dei ragazzi, dei giovani qui alla Lamezia Terme, e far sì verso la professione di guida turistica, e creare contestualmente un prodotto, un itinerario all'interno del centro storico di San Biase e del suo territorio. Comprenderemo anche l'area della Valle del Bagno, comprenderemo anche l'Abbazia Benedettina di Sant'Eufemia. Abbiamo avuto molte, molte richieste al di sopra di ogni nostra aspettativa. Pensavamo di fare un corso per 12 persone, invece adesso al momento, e ancora i termini non sono scaduti, ce ne abbiamo 20 iscrizioni. Lamezia Terme.it, Riccardo Cristiano, sempre al Teatro Costabile, in occasione del centenario della nascita del poeta, in compagnia di Pierluigi Cuccitto, diciamo da Pesaro, che è capitale della cultura 2024, quindi si sposa benissimo questa iniziativa con la città di Pesaro e con quello che è il lavoro di Pierluigi. Sono molto contento di essere qua, e sia una chiusura del cerchio di un mio percorso personale, perché nel 2014-15 la mia tesi di master è stata proprio sulla scomparsa editoriale di Franco Costabile, che è un problema tuttora vivo in Italia, e anche perché, come hai detto giustamente, si collega a Pesaro, città della cultura, dove è vissuto un poeta molto simile a Costabile per oblio e per sottovalutazione, che è Nino Pedretti, un poeta dialettale. Quindi di Pesaro e Rimini, anzi, anche. Quindi insomma sento molto vicino questa poetica che mi ha molto colpito in questi anni da che vengo qua. L'idea della tesi è venuta un po' per caso, nel senso che in quegli anni frequentavo l'associazione culturale Manifest di Lamezia Terme, e in quel momento sia loro che appunto Dario Natale del Tip Teatro stavano spingendo per dedicare un teatro a Franco Costabile, quindi avevano riscoperto questa figura, e io ero nel gruppo, e quindi mi sono talmente appassionato alla poesia di Costabile, che non conoscevo e che mi ha stupito per la sua modernità anche, per la sua forza civile. Ho approfittato della possibilità di questa tesi di master, in cui bisognava comunque raccontare dal punto di vista editoriale qualcuno, e ci ho infilato, pure Costabile, con molto piacere. Quindi insomma è nata per caso, ma le cose per caso a volte sono quelle migliori. Devo dire la vis polemica, che è una cosa che di solito non si coglie di Costabile, si coglie più il rimpianto per qualcosa di perduto, la nostalgia della propria terra, ma tutte quelle poesie, per esempio in Ce n'è di paesani, in cui c'è questo lungo elenco di paesani che lui fotografa, poi alla fine però c'è questa vis polemica dicendo non c'è niente di nuovo tranne i Leonardo da Vinci e la Cassa del Mezzogiorno. Quindi in varie poesie, devo dire, e non solo nella Rosa e il Bicchiere o il Canto dei Migranti, che sono i più famosi, ma anche in Via degli Ulivi c'è già questo tipo
tipo di vis polemica. Quindi è la cosa che mi ha colpito di più fra tutte. Allora, la mesiterme.it, Riccardo Cristiano, sempre al Teatro Costabile per il centenario della nascita e il secondo evento in compagnia di Michele Caccamo. Vogliamo parlare appunto un po' della personalità costabiliana, ma anche dell'importanza di questo evento all'interno della cultura lametina e non solo. L'evento ha un valore sicuramente nazionale, non solo circoscritto nel nostro ambiente, diciamo, calabrese più che lametino, è nazionale perché viviamo un momento di particolare disagio sociale e un poeta come Costabile, secondo me, sarebbe veramente necessario per risvegliare gli animi, per risvegliare anche le coscienze che si sono assopite. Lui ha fatto testimonianza di questo per tutta la sua vita, ha sacrificato la sua vita appunto per cercare di dare una scossa, un movimento importante a quello che era, diciamo, la parte dormiente della società, non solo meridionale, ci tengo a dire. Assolutamente necessario da studiare nelle scuole, perché tra l'altro Costabile è stato quello che forse ha contrastato più di tutti quello che era l'intelligenza romana, anche se vogliamo, perché se ne è tenuto sempre in disparte, identificando proprio in quei partecipanti, in quegli appartenenti, forse una parte morbida rispetto a quello che invece un poeta, uno scrittore deve fare per contrastare appunto le brutalità, osso dire, della società contemporanea. Come il volto tuo.